Eccoci nuovamente insieme per gli aggiornamenti di oggi, 13 novembre. Come sempre, prima di andare avanti, chiedo la gentilezza a tutti voi, se ancora non siete iscritti alla pagina o al canale, di farlo perché è utile, serve maggiormente a voi per essere informati ed aggiornati su tutto ciò che vi spetta di diritto. In più, non vi dimenticate un bel like e la campanellina per essere informati ogni qualvolta carico un nuovo video o sono in live. Bene, partiamo subito con i pagamenti in corso. Questa mattina sono iniziati i pagamenti per il bonus IRPEF, ex bonus Renzi da 100 euro, o meglio conosciuto come trattamento integrativo sulla NASPI. Ancora pagamenti in corso per la carta acquisti o social card da 80 euro bimestrali a chiusura dell'annualità 2024, da non confondere, come qualcuno mi ha scritto, con la carta spesa o carta dedicata a te da 500 euro. Questa carta, vi ricordo, spetta alle famiglie con minori sotto i 3 anni oppure over 65 con un ISEE pari o al di sotto degli 8.052,75 euro. In più, se già siete possessori dell'assegno di inclusione ADI, ve lo dico a priori, è inutile fare richiesta perché l'importo verrebbe scalato poi dall'assegno di inclusione ADI. Ancora pagamenti in corso per la disoccupazione della NASPI, ricordandovi che andranno avanti per l'intero mese di novembre. Ancora pagamenti in corso per i rimborsi del 7.30 da parte dell'Istituto INPS, mentre quelli di Agenzia delle Entrate sono previsti per la metà del mese di dicembre. Finalmente da domani inizieranno anche i così tanti attesi pagamenti per il bonus asilo nido. Infatti già ho pubblicato anche lo screen con la data di domani 14 di novembre. Bonus SFL da 350 euro, supporto formazione e lavoro. Vi ricordo che le lavorazioni sono iniziate, pagamenti previo all'Istituto INPS, tra virgolette, a partire dal 15. E vi ricordo sempre che chi prende pagamenti arretrati, INPS paga sempre una mensilità arretrata per volta. Si attendono a breve, al massimo per stasera, se domani 14 INPS pagherà anche l'assegno di inclusione ADI, le dette lavorazioni per le ricariche straordinarie, che sono riservate a coloro che prendono la prima volta il sussidio e ci stanno recuperando mensilità arretrate. Anche qui vi ricordo che INPS ne paga una sola per volta. Parliamo di assegno unico universale. Come ben sapete, le date ufficiali come da calendario INPS sono 18, 19 e 20, ma non sono le stesse date per tutti perché chi ha subito variazioni del proprio nucleo familiare o magari ha pure solo modificato l'IBAN, questo per INPS è una variazione del nucleo. Oltre a questo, chi ha fatto domanda nel mese di ottobre, i pagamenti slittano per la fine di novembre. Ripeto, date 18, 19 e 20, per coloro che invece hanno subito variazioni del nucleo, hanno fatto anche solo il cambio dell'IBAN, o magari avevano domande in sede e poi è stata accolta, o hanno fatto domanda nuova, pagamenti per la fine del mese di novembre.